Agnolo di Cosimo di Mariano, detto Bronzino, nasce nel 1503 a Monticelli e, in quanto figlio di un macellaio, appartiene alla piccola borghesia. Con lui si assiste al fedele trapasso verso la seconda fase di manierismo. Nasce un sodalizio tra lui e Pontormo, da cui assimila il modo di rendere i volti, la capigliatura e le anatomie, oltre che le gamme cromatiche di discendenza michelangiolesca, tutti tratti distintivi del suo inizio carriera. Seppure non dedito alla rappresentazione di soggetti religiosi, nella giovanile Pietà degli Uffizi emergono le componenti della serietà morale e della mestizia, degne della migliore pittura riformata cinquecentesca. La sua indole lo porta a concentrarsi sulla rappresentazione di membri appartenenti al ceto aristocratico. La sua autonomia stilistica è visibile a partire dai ritratti virili degli anni 30, ad esempio Uomo con liuto e Ugolino Martelli. Quest'ultimo rappresenta un nobile umanista, a giudicare dall'Iliade aperto sulla scrivania e dal libro di Bembo che tiene in mano. Egli è collocato all'interno di un edificio elegante in stile rinascimentale, in cui si intravede la scultura del David, all'epoca attribuita a Donatello. Il corpo del giovane, ritratto di tre quarti, si staglia scuro e netto rispetto allo sfondo grigio. Il volume del soggetto è suggerito dalla curva del braccio destro. Il colore è limpido e freddo, caratteristica dei suoi ritratti, mentre la luminosità si concentra sul volto ovale e animato da un chiaroscuro sfumato. In occasione del matrimonio tra Cosimo ed Eleonora di Toledo, nel 1539 vennero reclutati una serie di artisti, tra i quali si distinse il Bronzino, nella decorazione della cappella con le storie di Mosè all'interno di Palazzo Vecchio. A Firenze mai si erano visti affreschi che imitano il litostrato classico e il mosaico in pietra dura con l'utilizzo di gamme cromatiche dal blu di lapislazzuli al rosso e al verde. Le anatomie sono irreali, rese sapientemente grazie a un disegno perfetto. Notevoli sono, nel caso del passaggio del Mar Rosso, le citazioni dall'antico, come quella dell'idolino delle collezioni granducali di Casa Medici, nel giovane di spalle in primo piano. Da Michelangelo e Pontormo, e con allusioni perfino al surrealismo prospettico di Paolo Uccello. Agli anni d'oro della carriera di Bronzino risalgono i ritratti della dinastia regnante, conservati nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Bronzino, a differenza degli altri ritrattisti, si concentra sulla resa dei valori spirituali, morali e psicologici, garantendo al soggetto la conservazione della propria unicità come individuo. Senza ciò non ci sarebbero tutti i bambini di Casa Medici, rappresentati da un lato nella loro spensieratezza infantile, come accade con Bia, dipinta su tavola con grande grazia, e Giovanni, ridente e vestito in un abito di raso broccato, e dall'altro nella loro malinconia, come nel caso di Francesco. Il più celebre dei molti ritratti realizzati da Bronzino è Eleonora di Toledo con figlio, in cui i soggetti si stagliano su un paesaggio che tende a scomparire perché viene utilizzato il celeste, che idealmente si schiarisce in cerchi concentrici a incorniciare il volto, caratterizzato da una velata mestizia che risalta per contrasto cromatico. Punti imprescindibili della pittura sono il gallone nero, ricamato sull'abito bianco, e lo studio dei gioielli, esaminati con attenzione simile a quella fiamminga, così come accade all'armatura bruna e all'elmo lumeggiante d'oro, all'elsa della spada, alla colonna e al raso sullo sfondo nel ritratto di Stefano Colonna. Durante questi anni vengono realizzate tre allegorie custodite in luoghi differenti: l'allegoria della National Gallery per il re di Francia Francesco I rappresenta gli effetti dell'amore profano all'interno di una rappresentazione densa di una complessa simbologia, illuminata da una luce perlacea e a predominanza di tinte fredde e smaltate,
le quali generano quasi un raggelamento della composizione, contribuendo a rendere astratta ed intellettuale la rappresentazione. L'allegoria conservata a Budapest è successiva di 5 anni per la morbidezza dei volumi, la turgidezza delle forme e la cristallizzazione temporale. In essa si rappresenta Venere che ha privato di una delle frecce il figlio Mercurio, puntandola verso il basso, mentre il figlio ne rivolge una verso l'alto. Sullo sfondo compare un vaso di rose, attributo iconografico della dea, e una figura mostruosa, forse gelosia, che fugge. In primo piano, due bambini giocano accanto a due maschere, una delle quali rappresenta un satiro. Il restauro ha permesso di vedere il volto di un satiro, simbolo dell'amore carnale, all'altezza della schiena del bambino in primo piano, con lo sguardo rivolto a Venere. Bronzino, dunque, originariamente, voleva forse far apparire la dea mentre indicava verso il basso, per sottolineare la sua predilezione per un amore terreno, in opposizione al figlio, che, indicando verso l'alto, esprime la sua approvazione nei confronti di un amore celeste. Trasformato in un bacco che mesce il vino tra il 700 e l'800, il restauro del Morgante ha permesso di individuare gli ideali di superiorità del bronzino della pittura sulla scultura, in quanto capace di rappresentare un soggetto secondo più vedute e il passare del tempo. Tra il VI e il VII decennio del 500, Bronzino vide ridotto da parte di Cosimo de' Medici il suo ruolo nella politica artistica dello Stato per lasciare il posto a Vasari. A questo periodo risalgono il Nolime Tangere del Louvre, con gamme cromatiche ed eleganze formali degli affreschi per l'onore di Toledo, e gli affreschi del martirio di San Lorenzo, caratterizzati da rigorismo religioso. Bronzino morì nel 1572 e venne sepolto nella chiesa di San Cristoforo degli Adimari,